Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi incominciamo con le review dei tots della Serie A e in particolare partiamo con un terzetto campione d'Italia. Infatti in questa review ci andiamo a guardare come rendono in game Tonali, Kessié e Leao. Mettetevi comodi perché si tratta di tre campionissimi. Partiamo con Kessié, giocatore che magari farà scendere la lacrimuccia ai tifosi del Milan visto che è promesso sposo del Barcellona. E qui lo possiamo ammirare in tutti i suoi automatismi difensivi, mette sto gambone veramente che è una goduria, recupera una quantità di palloni incredibili. Ma non disdegna anche la fase offensiva, come potete vedere qua, palla al piede è discretamente agile e soprattutto grazie al suo work rate alto alto fa entrambe le fasi che è una bellezza. Quindi non solo recupera in maniera automatica, ma vi fa anche in modo che può rilanciare l'azione per saltare il pressing avversario. Passiamo invece su Leao. Leao che è sproporzionato il prezzo, ma è spropositato anche il suo rendimento, perché ha uno speed boost incredibile, si gira molto bene per un giocatore di 1,88 m, anche se non così bene da fare la punta, secondo me deve fare l'esterno. L'unica cosa che soffre un po' questo giocatore è il gameplay. Quando c'è il classico gameplay marcio, Leao fa un po' fatica, così come fa un po' fatica nel momento in cui gli diminuisce la stamina, i suoi movimenti si appesantiscono tanto. Intanto spoiler su Lautaro Martinez che è bello clinical, ma vedrete poi in un prossimo video. Ritorniamo a Leao, guardate come in area di rigore comunque si destreggia abbastanza bene, skilla soprattutto molto bene ed è un clinical finisher, sia di destro che di sinistro, davanti la porta sbaglia raramente. Guardate qui nello stretto come si destreggia cancellando una skill, cambiando poi direzione e caricando il destro a superare il portiere. Anche con questo pallonetto di prima ci fa vedere tutto il suo repertorio, al quale si aggiunge anche appunto questo tipo di giocata nello stretto che quando prende il ritmo viene veramente bene. E poi come non menzionare anche il suo tiro a giro che nonostante non abbia il tratto non è per niente male. Guardate questi altri due gol, qua valanga di skill, addirittura un waka waka, avversario disorientato, boom, si apre la strada e finalizza. Qua ancora meglio perché sull'esterno prima sfrutta lo suo speed boost per lasciare sul posto l'avversario, poi quando è recuperato con questa serie di skill manda Hakimi completamente al bar, converge poi al centro appena c'è la possibilità di trovare lo spazio, molto ampi i suoi movimenti con le skill, quindi ottimo. Ancora una volta avversario mandato al bar, poi elastico, si aggiusta la palla e segna. Veramente top sto Leao, però nel recap vedrete che non l'ho posizionato al primo posto tra gli esterni perché quello è il suo ruolo. Passando a Tonali. Tonali rispetto a Kessié è un giocatore un po' più difensivo, non rilancia bene l'azione perché non ha alto alto ma normale alto. Si fa apprezzare tanto però quando c'è da recuperare il pallone, vedete qui con questi interventi automatici, anche con il raddoppio è veramente molto molto presente. Non l'ho trovato troppo diverso dal Fantasy Foot e scusatemi dal Fanta Foot, e in particolar modo ho visto che con l'L2 pecca un po' ad attaccarsi all'uomo, però tutto sommato il suo è un voto alto che non vi vado a spoilerare. Guardate qui come interventi automatici sono il suo pane quotidiano, qua apprezzate quella cosa che vi ho detto che un pochino fa fatica ad attaccarsi all'uomo, però molto reattivo poi quando c'è da dover intercettare i passaggi. Allora, ragazzi, dopo averli provati i primi tre giocatori di questo Tots della Serie A tanto hypato, tiriamo un po' le somme, e tiriamo le somme partendo da Tonali. Oggi video tutto quanto dedicato al Milan, centrocampista che onestamente mi ha colpito, però non lo trovo troppo differente dalla versione Foot Fantasy. Normale alto, 4 di skill e 4 di piede debole, 8 partite, ha fatto 2 assist. Il solito problema di Tonali che non mi fa benissimo entrambe le fasi, perché tanto presente in fase difensiva mentre in fase offensiva tende un po' a isolarsi, bisogna stare un po' lì a farlo salire, a chiamarselo a suon di 1-2 mentre intanto è passato Ghost Rider sotto casa mia, quindi il work rate diciamo che si sente effettivamente, rende per quello che c'è sulla carta. Il costo è abbastanza contenuto, non è che costa chissà quanto, e secondo me tra i centrocampisti che sono usciti, poi vedremo il suo compare proprio del Milan, anzi ex compare mi verrebbe da dire, non hanno troppi rivali, ecco, perché poi diciamo che l'agilità boostata rispetto all'altra versione si sente un pelo perché con l'L2 si muove un po' meglio. Non ho riscontrato questo grandissimo speed boost o questa grandissima velocità tale da giustificare un 91 di accelerazione e un 99 di velocità scatto, che sono dei parametri importanti. È vero che comunque abbiamo un body type su Tonali
di un certo tipo, però una carta che ha 95 di velocità deve volare e sto Tonali ovviamente a volare non vola. Ha un buon tiro da fuori, devo dire, si sente quel 93 e quel 99 di potenza, però si sente anche quell'80 di finalizzazione, perché alle volte anche su tiri abbastanza easy non prende neanche la porta con tutto timed, eccetera eccetera. Passaggi incredibili, infatti il 99 di corto e il 99 di lungo fanno assolutamente la loro figura. Dicevo, per quanto riguarda l'agilità, quando c'è da temporeggiare con l'L2 non ho visto grandi miglioramenti dal Foot Fantasy, e questo probabilmente è l'elemento un po' più dolente di Tonali. Aggressività 99 anche, secondo me, è un parametro un po' esagerato, perché 99 vuol dire che questo si deve francobollare all'uomo, e vi assicuro che a francobollarsi attaccatissimo non lo fa, visto anche appunto il discorso relativo all'L2, mentre statistiche difensive assolutamente top, intercetta come pochi, lettura difensiva, interventi automatici molto bene, quindi diciamo che come voto complessivo mi sento di dargli un 8, stile consigliato ovviamente Ombra, lo potete mettere vicino a chi vi pare, possibilmente uno che abbia magari un alto in attacco che così vi fa entrambe le fasi e che abbia un po' di piedi buoni e sia un po' più pericoloso di sto Tonali, che vi fa perdere un po' di tempo quando si deve girare. Passiamo a Kessié, che ci saluta, pronto ad andare al Barcellona. Invece lui ha alto alto, 4 di skill e 4 di piede debole. Le partite dove l'ho provato io non sono 25 ma 8, 2 assist, anzi no, 2 gol e 4 assist. Qui sentiamo perfettamente il suo work rate, perché fase difensiva e fase offensiva sono praticamente la stessa cosa, non lo trovate mai fuori posizione. Qui paradossalmente abbiamo una velocità molto più bilanciata, ma che sembra migliore rispetto a Tonali, perché ha anche un discreto speed boost, palla al piede, c'ha un bel passo. Tiro dalla distanza anche per lui ottimo, e stesso discorso, l'80 di finalizzazione poi incide, perché non è che sia questo gran cecchino, però ogni tanto il tiro da fuori, la bomba, la potete provare. Passaggi allucinanti, forse anche meglio del 99-99 di Tonali, 98-97 di corto e di lungo, veramente sembra di fare i driven pass alle volte pre-patch con questo Kessié, e lui per esempio è uno di quelli che con l'L2 fa quello che vuole. Infatti quel 94 di aggressività qua pare un 99, perché sto Kessié, visto che è bello agile, quando lo andate a spostare reagisce bene ai micromovimenti, veramente top, si attacca all'uomo, cerca di recuperare palla in tutti i modi possibili, intercettazioni automatiche della Madonna, spesso e volentieri mi è capitato di star lì a segnare le clip dei giocatori sul blocco note, e poi all'improvviso rialzavo lo schermo verso il monitor e vedevo che Sica aveva recuperato il pallone, quindi su questo promossissimo. Il costo poi è molto contenuto, perché una SBC costa 250.000 crediti, e con tutte le carte che abbiamo nel club di sto periodo lo facciamo a gratis. Per me straconsigliato, si colloca dietro i top top tipo De Bruyne, Bellingham eccetera, quella gente là, ed è assolutamente da avere nel club, anche se magari lo sbloccate per tenerlo lì, che un domani vi serve un link con giocatori del Milan. È un peccato se non vi siete sbloccati sto che sì per questa cifra. Stile ovviamente Ombra, io voto, gli do un 8,5, tendente anche al 9 meno, perché ovviamente lo devo distaccare da Tonali, però veramente OP il buon Frank. Ma arriviamo all'uomo più chiacchierato di tutti, ovvero l'MVP della Serie A 2021-2022, Rafael Leao. 5 di skill, l'upgrade ricevuto, 4 di piede debole, 1,88 m di cavallo, 3.650.000 crediti il prezzo. Allora, 8 partite giocate, 10 gol, 6 assist, che sono tantissime visto che l'ho giocato da esterno, 2 partite da punta dove però non mi ha convinto, e poi vi dirò il perché. Velocità ovviamente non vi devo stare neanche a dire che è qualcosa di incredibile, uno speed boost che praticamente lo fa viaggiare tra lo spazio-tempo, perché è qualcosa di clamoroso, prende un boato di campo, skilla anche molto bene, non fa parte di quei giocatori che col 5 di skill rimangono un po' così perplessi da questo nuovo potere, perché grazie alle lunghe leve c'ha dei movimenti belli ampi. L'agilità anche non è malissimo, nonostante stiamo parlando di un giocatore di 1,88 m, però non è un'agilità tale da far giustificare appunto il suo schieramento in posizione di attaccante, perché là lo perdete un po'. Tuttavia, la nota peggiore di sto Leao è secondo me il costo, perché io lo colloco immediatamente sotto Vinicius e Mané,
che sono un po' più costanti, perché sto Leao soprattutto verso il 60esimo, quando gli cala la stamina per via del suo body type, inizia ad appesantirsi parecchio nei movimenti. Invece Mané e Vinicius sono molto più continui, sono molto più agili perché hanno un body type differente. Quindi diciamo che se a Vinicius do 10, a Mané do 9,5, sto Leao do 9 e lo metto sul gradino più basso del podio degli esterni migliori del gioco. Anche perché poi quando c'è da segnare segna, che è una bellezza, avete visto pure quei tiri a giro da fuori col piede debole che si fa sentire quel 4. Quindi direi un 9. Stile intesa, io ho messo il pennello così un po' per il meme, però per potenziargli passaggi e dribbling, tanto il resto c'ha tutti quanti 99. E assolutamente da prendere se avete una Serie A, insomma, magari aspettate che cala un po' perché è probabile che arrivi forse sui 3 milioni, 3 milioni e qualcosina, un pelo in più di Mané. Ragazzi, anche per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, quali giocatori avete provato di questi e quali vorreste provare. In descrizione vi ricordo la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno e a me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Anzio Daniele Liberoschi, ciao!